volta netta come la precedente contro l'Ostignano, un 3-0 al Chiaravalle, un 3-0 che la dice lunga sulla gioca, si muove, fa cerca di arrivare in porta con la Gilunghi. Questa è la sua dimensione di quest'anno del Borgia? Una squadra, ripeto, una squadra di ragazzi che devono imparare a giocare al calcio. Poi ho la fortuna di allenare gente come Pilò, Pugliese, Passafare, tutta gente che sa giocare al calcio, perciò è inutile cercare lanci lunghi o buttare la palla a vuoto. Ecco, il Borgia viene da due stagioni un pochettino così così, diciamo, anche se negli anni precedenti ha avuto l'opportunità di fare anche finale di Coppa Calabria. Lei pensa di portare il Borgia a quello di due anni fa? Ma noi lavoriamo giorno per giorno, strada facendo, poi si vedrà. Abbiamo dietro una bella città, un presidente che ci segue tantissimo, un bel gruppo. Speriamo piano piano che arrivino le soddisfazioni per tutti. Mister Magrida a Chiaravalle, una partita diciamo nata male, anche perché oggi il Borgia ha dimostrato almeno nella prima parte di gara di essere superiore, addirittura c'è stato alcuni miracoli da parte del suo portiere, anche se dobbiamo essere onesti nel riconoscere che il risultato è stato sbloccato da un episodio abbastanza dubbio, non chiarissimo il rigore. Sì, sì, come ha detto lei, primo tempo il Borgia ha sicuramente disputato un'ottima prima frazione di gioco, quindi diciamo ha meritato, ci ha messo sotto tutti i punti di vista. Poi nella ripresa ci siamo un attimino ripresi, scusate il gioco di parole, ma diciamo è stato un episodio dubbio perché un rigore sacrosanto, magari andiamo sul 2-1, chissà come va a finire la partita, però alla fine diciamo il Borgia ha meritato questa vittoria. È un campionato che si disputa particolarmente in casa, perché vedo che sia il Borgia sia voi ottenete punti in casa, e certo questa non è una dimensione per poter fare un campionato di avanguardia. No, vabbè, io l'ho detto dall'inizio, è un campionato molto equilibrato, quindi per squadre come il Chiaravalle fare punti in casa è una cosa importantissima, quindi perché lo vedo un campionato molto equilibrato, sì. Poi vedo che voi vi siete rinnovati tantissimo, avete in pratica fatto una squadra del comprensorio. Sì, tutti i ragazzi del luogo, molti di Chiaravalle, alcuni dei paesi vicini, quindi abbiamo attuato questa politica di ragazzi giovani del luogo che si stanno allenando veramente bene durante la settimana e ci tengono a questa squadra veramente.